Salve a tutti e bentornati su Viva Savona in Arte. Oggi non mi improvviso musicista, state tranquilli, le vostre orecchie sono al sicuro. Perché mi trovo davanti a questo pianoforte? Perché oggi abbiamo deciso di mostrarvi uno dei luoghi più conosciuti di Savona, un edificio che tutti hanno visto molteplici volte nella loro vita. Molta gente probabilmente c'è anche entrata, ma la cui storia è quasi completamente ignorata. E quindi oggi quello che vogliamo fare è proprio questo, spiegarvela. Signori e signore, benvenuti al Teatro Chiabrera. Il Teatro Comunale Gabriello Chiabrera è uno dei più belli della Liguria, attualmente in funzione. Il teatro è intitolato a Gabriello Chiabrera, il sommo poeta della città di Savona. Esso fu voluto dalla cittadinanza a causa dell'insufficienza dei posti e delle possibilità degli altri teatri. Il progetto dell'architetto messinese Falconieri venne approvato dall'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino nel 1850 e durante i successivi 3 anni i lavori portarono all'edificazione della nuova sala di riunioni della cittadinanza. Esso fu finanziato per 2/3 da palchettisti, ovvero coloro che acquistavano appunto un palco e con i soldi spesi finanziavano in questo modo la costruzione dell'intero edificio. Per tutta la seconda metà dell'Ottocento il teatro si configura principalmente come teatro lirico. Il comune eseguiva dei bandi e la società vincitrice poi avrebbe messo in scena la singola rappresentazione. C'erano 2 stagioni, quella di prosa ad autunno e quella di opera a carnevale. Esse dovevano contare un totale di non meno di 60 rappresentazioni. Nel 1883 avviene il primo restauro con la demolizione dei muri che separavano i palchi dell'ultimo piano per la realizzazione di un loggione e da quell'anno il teatro diventa proprietà del comune. Comune che però si occupa sempre meno della programmazione fino ad arrivare poi alla Prima Guerra Mondiale quando scomparirà quasi del tutto dalla gestione del teatro. Se ne occuperanno 2 importanti società dell'epoca molto rispettate, gli Amici dell'Arte e gli Amici della Musica, che riuscirono in tutti i periodi a portare al Chiabrera i principali esponenti della lirica e della prosa di quel momento. Poi, a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, c'è la presenza di alcune importanti figure della prosa, in particolare Govi, Cervi e poi nel dopoguerra Edoardo De Filippo. Bisogna poi ricordare che nel 1952, la vigilia di Natale, farà qui il suo debutto il famosissimo soprano savonese Renata Scotto con il suo ruolo di Violetta nella Traviata di Giuseppe Verdi.
Il teatro si presenta nella classica forma all'italiana ed è composto da 4 ordini, di cui in origine 3 erano divisi in palchi per un totale di 62. Attualmente poi, dopo la ristrutturazione degli anni 50, il numero totale di posti è di 626 tra platea e ordini, mentre in origine era maggiore di circa 350. Gli stucchi che decorano la sala poi sono indirettamente ispirati a quelli del Teatro alla Scala di Milano, mentre molto più chiaro è il rimando al Teatro San Carlo di Napoli con le colonne corinzie ai lati del palco e l'architrave dorato. Il sipario storico, a opera del milanese Caratti, rappresentante la deificazione da parte delle muse del Chiabrera, è andato distrutto nell'incendio del 1883, così come il secondo sipario o comodino, rappresentante lo sbarco di Cristoforo Colombo in America. Il palcoscenico in legno, con assi amovibili, è di circa 14 metri per 14 e lo sovrasta la graticcia in acciaio a circa 19 metri. La volta è divisa in 8 spicchi e affrescata con figure allegoriche rappresentanti le 8 arti della tradizione classica: tragedia, commedia, poesia, musica, danza, pittura, architettura e scultura, e anche poi vari medaglioni. Il resto del plafone è poi stato affrescato dal ticinese Giuseppe Mola. Nel 1954 inizia un lunghissimo restauro che si conclude nel 1963 con l'adeguamento delle principali strutture dell'edificio alle nuove norme di sicurezza e in particolare tramite sostituzione degli originari elementi lignei dei palchi con strutture in cemento armato. L'11 ottobre 1999 improvvisamente si distaccò dal soffitto della volta poco meno di un quarto dell'affresco, frantumandosi in circa 2000 frammenti. L'ultimo restauro si è prolungato dall'aprile del 2002 all'ottobre del 2005 e ha interessato il completo rifacimento degli impianti, degli arredi e dei decori, e il restauro della volta interessata dal distacco dell'affresco verificatosi nell'ottobre del 1999. L'edificio ha un prospetto di 27 metri per un'altezza totale di 23 e una lunghezza di 57. Sulla facciata poi è presente un porticato formato da 4 colonne di ordine dorico in marmo di Carrara divise in 3 rocchi. Al piano superiore poi abbiamo 4 colonne in ordine ionico fatte in mattoni, calce e marmorino, quindi non sono colonne vere tecnicamente. In cima poi troviamo un grande frontone triangolare. Nel timpano è raffigurato il poeta Gabriello Chiabrera nell'atto di presentare il poema Amedeide al duca Carlo Emanuele I di Savoia, suo mecenate. Il basso rilievo è di mano del savonese Antonio Brilla. Sopra il timpano, poi, è posto un Apollo Citaredo di mano del savonese Giobatta Frumento. Le 4 statue della facciata sono in alto Rossini e Metastasio e in basso Alfieri e Goldoni, realizzate a Carrara. Vista l'attuale conformazione di Piazza Diaz, nel corso degli anni sono stati fatti diversi progetti per la riqualificazione dell'area. In particolare, alcuni dei più interessanti prevedevano la creazione di un piccolo giardino al posto della grande area in cemento, in precedenza a parcheggio, che attualmente si trova di fronte alla facciata del teatro. Anche per oggi il nostro viaggio si è concluso. Il Teatro Chiabrera è sicuramente uno degli edifici più belli della nostra città, in parte sconosciuto dal punto di vista storico, ma da tutti amato e visitato. Io sono felice di averlo potuto visitare e di averlo potuto condividere con voi per consentire a tutti di avere una maggiore conoscenza di questo grande simbolo della città di Savona. Io, come al solito, vi ringrazio, vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata.